Presidente del Consiglio Comunale per aver organizzato questa settimana dedicata al tema delle colonie, che come vedete è un tema che appassiona e che coinvolge i cittadini. Oggi è la prima puntata, abbiamo visto il primo step, la mostra documentaria, ora parleremo del libro di Stefano Privato ed è un momento conoscitivo in cui ascolteremo una ricerca storica fatta da un professionista della ricerca storica, il professor Privato è professore emerito di storia contemporanea all'Università di Urbino e ha una lunga carriera accademica che è passata anche per la Sorbona. È stato anche assessore del nostro comune per 10 anni ed è quindi una persona che ha una visione multidisciplinare di questo problema. La parte della conoscenza storica delle colonie, del loro ruolo sociale, della funzione sociale e di quello che hanno rappresentato dal punto di vista appunto anche della storia sociale è molto importante anche per prendere poi decisioni successive e per avere l'idea della complessità che c'è dietro certi manufatti che in certi casi diventano anche parte del patrimonio culturale della nazione. E prima di dare la parola a Stefano, che è accompagnato in questo dialogo da Giuseppe Masetti, che è il direttore dell'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna ed è il co-curatore della mostra documentaria che abbiamo visto alla Galleria dell'Immagine, che ripeto sarà visitabile ancora fino a giovedì 12 nell'orario di apertura della biblioteca, quindi dalle 8 del mattino alle 19 del pomeriggio con orario continuato. Abbiamo anche il piacere di avere Jessica Valentini, che è vicepresidente dell'associazione Il Palloncino Rosso, che tutti la conoscete, è un'associazione di promozione sociale che dal 2015 si occupa di innovazione sociale e rigenerazione urbana, che ha dedicato molti progetti alle nostre colonie, in particolare alla colonia bolognese, per cui hanno fatto molti progetti di riuso e di riutilizzo artistico da parte della cittadinanza. E lascio prima di tutto la parola al sindaco, che porta il suo saluto e ci ricorda senso di questa operazione. Ma no, grazie. Sto in piedi, poi mi metterò a sedere qui davanti. Ma intanto sono davvero contento, e non lo dico in senso retorico, di questo incontro, perché vi svelo questa cosa. Io ero spaparanzato in mezzo ai miei tappeti in un sabato di qualche mese fa, passa Stefano, si affaccia in negozio da me, io quando devo andare a Sara mi metto nel negozio di famiglia, passa Stefano, che per me è un amico ancora prima che il professore, l'ex assessore e tutto, vi svelo questo, io ho imparato a sciare con Stefano Privato e suo fratello Andrea, quindi insomma la conoscenza è di tanti tanti anni fa, insomma passa da me Stefano e gli dice guarda, io ho questo libro, sto concludendo questo libro e da lì nasce l'idea di fare, come dire, una settimana di riflessione, l'abbiamo chiamata una settimana in colonia perché c'è la presentazione del libro di Stefano oggi, c'è la mostra qui nella Galleria Fianco, ci sarà giovedì non un consiglio comunale ma un forum sulle colonie, sarà presente anche l'assessore regionale Lori che appunto sarà presente in consiglio comunale per cominciare a riflettere seriamente su questo nostro straordinario patrimonio oggi in condizioni oggettivamente inaccettabili. E io da sindaco della città da subito mi sono messo alle calcagne, ve lo dico, della soprintendenza e della regione, perché sicuramente la stragrande maggioranza dei presenti sanno che quelle colonie hanno tanti vincoli, alcune hanno dei vincoli diciamo paesistici, quindi più di responsabilità delle regioni, penso alla colonia X Enel ad esempio, altre giustamente hanno dei vincoli legati alla soprintendenza, penso alla Muri, penso alla Bolognese o alla Novarese. Insomma, il mio obiettivo sarebbe quello di riuscire a smuovere qualcosa dopo decenni di immobilismo. Io
e ringrazio davvero il Palloncino Rosso, Jessica Valentini, Zanagni, Luca Zanagni, per il lavoro che è stato fatto di sensibilizzazione negli anni passati, dove si sono presi cura di un pezzo di bolognese, tutto era difficile, magari, però hanno riacceso i riflettori sul tema delle colonie. Io ho portato volutamente una persona squisita come la soprintendente Federica Gonzato poche settimane fa nella colonia bolognese, si è dovuta muovere con le sue scarpe raffinate, insomma con i tacchi, in mezzo a una spanna di guano di piccione, ma volutamente ho voluto fare questo sopralluogo chiaro. Non si è sporcato, sia chiaro, perché non, l'intendimento non era questo. Però capite che un conto è stare a valutare la situazione in un ufficio a Ravenna e un conto è vedere con i propri occhi in che situazione si trovano questi immobili. La stessa cosa l'abbiamo fatta con la colonia ex Enel, perché se è vero che alcune colonie hanno uno straordinario valore storico, architettonico, monumentale, ripeto, Murri, bolognese e novarese in primis, penso alla colonia ex Enel a Marebello, che penso si può dire che non ha alcun valore, tant'è vero che non ha vincoli alla soprintendenza, e che oggi è un, come dire, una colonia spiaggiata, frutto di degrado. D'estate purtroppo qualche anno fa c'è stato un morto all'interno della colonia, è un luogo di ritrovo di sbandato, insomma non ve la voglio far lunga, sapete tante cose in proposito. L'obiettivo che ci siamo posti è fare tutto il possibile per riaccendere le luci, almeno in una, due colonie. Per fare questo chiaramente dobbiamo mettere al lavoro noi stessi, la soprintendenza che è venuta, il presidente Bonaccini con alcuni assessori era qui pochi giorni fa, quindi l'intenzione è assolutamente fare in modo che quel straordinario patrimonio, che ovviamente sapete bene non è solamente un problema del comune di Rimini, per certi versi la situazione è ancora peggiore se si scavalla il confine riminese e si entra in zona Marano-Riccione. È la stessa cosa nel libro di Stefano, subito nella prima o seconda pagina c'è la mappa dell'Italia e ci sono tutti questi puntini, vero, che sono particolarmente densi proprio in zona Romagna. E quindi è una grande opportunità e al tempo stesso anche un grande problema, quello che da amministratori dobbiamo gestire, cioè come rimettere in piedi questo grande patrimonio. Io credo che il libro di Stefano sia davvero molto molto bello, perché tra l'altro, come dire, fa un po' per certi versi entrare nella testa di quei bambini che all'epoca, no, salivano su quei treni per andare in colonia, e spesso, sicuramente non tutti avranno provato le stesse emozioni, però a volte erano più contenti nel viaggio di ritorno che non in quello d'andata, perché è tutto dire, di solito il contrario almeno quando si va in vacanza. Quindi sicuramente però sono un pezzo di storia del nostro paese che merita di essere approfondito, e credo che il libro di Stefano lo faccia molto molto bene. Quindi grazie a tutti per essere così numerosi, è l'ennesima dimostrazione che sul tema delle colonie dobbiamo lavorare tanto. Quindi grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Ma è un bel po' di tempo che Stefano Privato ci guida ad occuparci, a riflettere sulle grandi emozioni collettive di questo paese, sui fenomeni popolari che hanno un addentellato storico e una capacità di rientrare in una lettura storica del Novecento. L'ho fatto con il canto, con il tifo, con lo sport, con tanti settori. E le colonie probabilmente, visto anche il numero di sensibilità e di attenzione di oggi, rientra in questa categoria. In questo libro Stefano ci racconta l'origine, la vita, la distribuzione, il riuso, la morte delle colonie, farcendolo continuamente con schegge di memoria che ha raccolto da amici, conoscenti, da fonti orali, perché le colonie, al di là di tutto, sono un grandissimo deposito di memorie soggettive
filtrate attraverso un giudizio a volte ideologico. La rimozione per i più anziani era: la colonia è un oggetto del ventennio e quindi la metto da parte. No, non è così. C'è stata una straordinaria continuità di attenzioni dall'inizio del secolo fino agli anni del boom, per cui prima il ventennio fascista, poi le grandi industrie di Stato e private hanno contribuito ad aumentare, anzi la maggior parte delle 240 colonie del nostro distretto costiero sono, contrariamente a quanto si pensa, sono state costruite negli anni del dopoguerra, e danno l'idea che veramente noi siamo il distretto più denso e più autorevole e autorizzato a parlarne, perché è un fatto nostro, un fatto romagnolo. Servivano le grandi distese di spiagge, spazi liberi, servivano le comunicazioni di massa, era importante che arrivassero i treni in prossimità, era importante che intorno si creasse l'attenzione delle comunità per ospitare, ma non troppo vicino ai primi alberghi, un po' appartati, questi grandi concentramenti di bambini. Bambini che andavano dai 6 ai 13 anni. In particolare, a capire subito il valore che poteva avere un'operazione pedagogica di questo tipo, è il fascismo maturo della fine degli anni 20. Se dovessimo fare una partitura delle stagioni, partiamo da un inizio promosso da illuminati benefattori, filantropi lombardi e toscani, che erano soliti a inizio secolo prendere in affitto le scuole dei comuni della Riviera, portarci i bambini malati, tisici, rachitici, scrofolosi, le malattie tipiche della povertà. D'estate i comuni li cedevano gratuitamente col solo impegno di reimbiancare tutto quando andavano via. Erano primi esperimenti che dalla formula dell'assistenza, della terapia, del primo welfare, passeranno molto presto, nel giro di un decennio, al centro dell'attenzione del regime fascista, che prima attraverso l'opera nazionale Balilla, l'opera maternità e infanzia, poi nel 1937 le porta addirittura a far parte del regime. Le colonie verranno amministrate dalla GIL, quindi dalla Gioventù Italiana del Littorio, da un organismo centrale per il regime, mentre in un primo tempo, nella prima stagione degli anni 20, sono ancora i comuni che gestiscono questi grandi depositi di bambini, e i podestà si iscrivono per scambiarsi stock di bambini dalla collina al mare alla montagna, come se ne disponessero liberamente. Quindi l'idea della talassoterapia, del sole che guarisce, dello iodio, passa facilmente dalla terapia alla disponibilità di un tempo largo per educare i ragazzi. Il regime fascista distingue molto presto quella che è la parte dell'istruzione, il classico leggere e far di conto che si fa a scuola. Poi c'è l'educazione dei nuovi cittadini. L'educazione deve creare un modello nuovo di italiano, deve creare il cittadino disciplinato, obbediente, che conosce la storia dei martiri fascisti, che ha rispetto per il corpo, che deve diventare un soldatino in pratica. E la presenza molto spesso nelle architetture delle torri arengarie deve dare il senso della gerarchia e della sorveglianza che l'architettura, il linguaggio dell'architettura deve comunicare. Ecco, in questa sintesi che le recensioni hanno definito un piccolo tesoro, un piccolo gioiello, perché tiene insieme veramente tanti e molteplici sguardi possibili, troviamo tutte le notizie che ci servono per inquadrare e definire il problema. Come nasce, come si sviluppa, e questo investimento del regime che cresce in maniera esponenziale, si passa da poche decine di migliaia di bambini trattati
nei primi anni 20, negli anni, alla fine degli anni 30, parliamo di quasi 1 milione di piccoli italiani che saranno ospiti delle colonie. E se guardate i filmati luce che sono parte della mostra, fa un certo effetto vedere questi bambini disposti, spiaggiati, disposti lì, che a un cenno della governante si girano come degli hamburger grigliati per prendere il sole da tutte le parti in dosi uguali, e quindi una grande fiducia nell'elioterapia, nel contatto con lo iodio, in questi spazi distopici, perché sono spazi fuori dal mondo. Voi immaginate che il regime preleva dalle famiglie, col consenso entusiasta naturalmente delle famiglie e dei bambini, per un mese questi bambini, e insegna loro l'opportunità a tempo pieno, dalle 7 di mattina, dall'alza bandiera fino a sera, la preghiera serale, per fare l'istruzione, per infondere loro la cultura, il rispetto del corpo, la storia nazionale degli eroi, la disciplina, l'obbedienza. È tutto un programma finalizzato a una ricerca del consenso, che anche dopo la guerra, con quel cuneo che negli anni 44-45 spessa l'utilizzo delle colonie, però capitani d'industria, banchieri e direttori si affolleranno sempre a salutare i treni in partenza dei bambini, perché le famiglie ringraziano di poter mandare, prima del boom economico, i bambini in vacanza che non sarebbero mai riusciti ad andare. Questo flusso, questa continuità sedimenta delle memorie distinte. Chiaramente bambini che abitavano in abitazioni malsane, decrepite, il problema degli alloggi è uno dei principali problemi degli anni 20, e poter andare in edifici nuovi, giganteschi, pieni di suggestioni, vengono creati ad opera degli architetti più degli archistar, questi edifici imponenti, sempre più grandi, che contengono fino a 1000 bambini in una volta, in un turno. E allora la grande massa non aiuta l'attenzione per il bambino, ma massifica questi quantitativi, crea delle grandi coreografie, delle grandi scenografie. Fare la M sulla spiaggia o Vivi il Duce era cosa normalissima. E queste memorie di disciplina subita naturalmente lasciano delle tracce, tanti di questi ricordi, però il distacco dalla famiglia viene compensato dal fatto che si mangia, si fa merenda e il cibo è garantito. Sul cibo molte delle memorie, come dire, sono anche qui spezzate fra un prima e un dopo. Durante il ventennio nessuno si lamentava del cibo, bastava averlo, no? E dopo invece le critiche si fanno perché traiamo delle memorie, si fanno più acute. Io credo che la formula del minestrone di verdure fosse la stessa nel prima e dopo la guerra. Cambia la percezione, cambia il fatto che dopo il valore sociale del bambino può anche permettersi di dire non mi piace. Però è un fatto che lo standard della disciplina, dell'obbedienza, dell'inquadramento ha una singolare continuità nel prima e nel dopo. Bene, Privato riesce a darci, con questi schegge di memorie private inserite nella trattativa dei grandi temi, delle diverse prospettive di interesse. C'è un interesse architettonico soprattutto, coltivato da tempo, da decine di convegni, di seminari, di pubblicazioni su questi grandi manufatti che incombono oggi senza una soluzione di riuso e che tutti vorrebbero salvare, ma siamo in attesa di soluzioni. Pensate agli architetti che ricevono questa committenza di fare degli edifici, di progettare edifici mastodontici, monumentali, suggestivi, che hanno spesso le forme dell'aereo, della nave.
delle eliche nelle tornate elicoidali di alcune torri, di alcune soluzioni verticali, che costringono addirittura a diversificare i piedini dei letti per portarli tutti a parità, e quindi viene privilegiata addirittura l'estetica, il simbolismo rispetto alla funzionalità, ma il grande numero schiaccia questi bambini e gli architetti si divertono, secondo me, un sacco a lavorare senza limiti quasi di spese, con una committenza statale che non avevano mai avuto, senza vincoli paesaggistici che allora erano rarissimi, e con le aziende pronte a realizzare in pochi mesi i loro progetti. Quindi l'attenzione della disciplina architettonica è sicuramente quella più nota che l'autore cita in diverse pagine, sia per le colonie montane che marittime. Ma il grande tema che dalle memorie soggettive ci riporta alla storia vera del Novecento è il tema della nazionalizzazione delle masse e del grande investimento fatto dal regime per creare un italiano nuovo. Creare un italiano nuovo significa investire, creare del personale che a sua volta formi i bambini, cioè le signorine, prima sono le dame di San Vincenzo, le dame di carità che vengono come benefattrici ad accudire i bambini all'inizio del secolo, ma poi devono diventare personale qualificato, di sicura fede fascista, che aspira ad entrare in ruolo stabilmente nella scuola, ma che prima deve fare questo addestramento nelle colonie estive. C'è un problema di indotto economico. I comuni danno molto volentieri i terreni gratuitamente, spesso a queste iniziative. L'importante è che non disturbino i turisti veri, anche se finiranno per portare sull'Adriatico la metà del pubblico turistico che affolla queste coste. E le colonie diventano una costante del nostro paesaggio. Io credo anche persino le divise dei bambini, per chi ha vissuto in quel tempo, diventa un elemento tipico del paesaggio, della memoria di quegli anni. E tutto questo in poche pagine Pivato riesce a restituircelo con l'importanza del tema e la ricaduta politica che tutte queste operazioni hanno. Prima nel simbolismo dell'architettura eclettica e razionalista del Novecento, come dicevo, grandi architetti firmano progetti di cui saranno molto orgogliosi e molto contenti, investimento pedagogico, investimento nella formazione, nella identità italiana, perché c'è una grande attenzione verso i figli degli italiani che sono emigrati all'estero. Le navi di Cattolica nascono come colonia 28 ottobre per i figli degli italiani all'estero. Addirittura vengono invitati, c'è un documento filmico in cui si vedono i bambini austriaci subito dopo l'invasione nazista, che vengono portati in una colonia della Riviera, perché allora la Germania rappresentava ancora un potenziale nemico alle porte. E quindi una grande attenzione anche a questa captatio benevolenza, a questa ricerca del consenso continuo, che deve stupire, deve formare, deve plasmare un nuovo modello di italiano e soprattutto di cittadinanza, che parte dal trattamento dei bambini più bisognosi, ma poi, se vedete i filmati degli anni 40, dei primi anni 40, ci sono gli adolescenti che giocano già a fare gli operatori radio, hanno dei moschetti di legno e sono già pronti per la pre-militare. Ecco, tutto questo è la parte, come dire, il plot più ricco che ha a che fare con la Riviera Adriatica, come vi dicevo, la più grossa concentrazione di colonie, oltre 240, che si ha in tutta Italia. Compete solo la Versilia con un numero decisamente inferiore, una sessantina di colonie, per lo più costruite nel dopoguerra,
ma il resto dell'Italia conosce solo sporadiche esperienze al sud e nelle isole di questo grande fenomeno di trattamento dell'infanzia che ci lascia un patrimonio preziosissimo di cui dobbiamo renderci conto, ma che contiene in sé fili rossi che rimandano a temi molto più ampi della sola storia dell'architettura e del paesaggio, quello dell'educazione, quello di un'economia costretta, governata dall'alto. Pensate al fornaio o all'ortolano che si trova in prossimità di queste, o la ditta che deve costruire in 9 mesi una colonia pronta per l'estate, quali ricadute economiche possono avere su questi territori la nascita e la distribuzione di queste colonie. Ecco, io credo che in poche pagine il pregio del libro di Bivato sta nell'averci aperto tante finestre di attenzione, e per questo lo dobbiamo ringraziare sentitamente. Buon pomeriggio a tutti. Per me essere qui è un onore, un privilegio, e ringrazio il professor Bivato per l'invito. Sento il dovere di giustificare la mia presenza, perché io non sono una storica. La ragione della mia presenza si trova a pagina 54 del libro del professor Bivato, poi lo leggerete da voi. Sono qui come cittadina attiva, come volontaria di un'associazione che ha promosso un processo di riuso temporaneo di stampo culturale sulla colonia bolognese, riutilizzasi colonia bolognese, che dico con timido orgoglio essere l'unico caso in Italia di riutilizzo di una vecchia colonia abbandonata. Chi di voi ha partecipato ha avuto modo di toccare con mano quanto successo abbia avuto il progetto. Lo ha avuto perché per 3 anni la cittadinanza si è riappropriata di uno spazio dismesso, sottoutilizzato, inutilizzato addirittura, con tutte le criticità che questo ha, insomma, che voi conoscete bene. E per 3 anni la colonia è diventata un teatro a cielo aperto dove si sono svolte iniziative di qualunque tipo: rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, attività sportive e via dicendo. Cosa c'entra oggi questo discorso? C'entra perché il professor Bivato nel suo libro non ci parla solo della storia passata delle colonie, ma desta l'attenzione del lettore anche sulle loro possibilità future, sulla loro riconversione. Questo è un tema che ha acceso per decenni il dibattito cittadino e che oggi è tornato al centro dell'attenzione dopo che alcuni imprenditori hanno acquistato la colonia bolognese. Questo è un tema che merita un approfondimento. Io oggi voglio portare sul tavolo una riflessione. Possiamo considerare le colonie come beni culturali e in quanto tali come beni comuni? Ci tengo anche in questa occasione leggervi quella che è la definizione che di beni comuni ha elaborato una decina d'anni fa la Commissione Rodotà, che era stata incaricata di ridefinire la nozione legislativa di bene pubblico, perché spesso c'è l'equivoco di far convergere la nozione di bene pubblico con quella di bene comune. No, si tratta di 2 cose molto diverse. Beni comuni sono quei beni ambientali, culturali, quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, ed è questa la differenza, esprimono utilità funzionali benefiche per la vita della collettività, anche nell'interesse delle future generazioni. Io non avrei dubbi sul fatto che le colonie siano beni comuni in questa prospettiva, e lo dimostra sia la mostra fotografica del professor Masetti sia il libro del professor Bivato, perché sono un archivio di memorie, un archivio di ricordi che ricostruiscono la storia sociale del nostro paese. Un archivio che non deve essere assolutamente smarrito.
Un altro tema che io pongo, poi dopo sono appunto molto interessata alle vostre opinioni e so che ci sono persone anche molto competenti sulla questione delle colonie sotto vari profili, è questa: è possibile conciliare la destinazione commerciale delle colonie? Anche leggendo il libro del professore abbiamo appurato che la maggior parte di questi edifici viene riconvertito in albergo. È possibile appunto conciliare questa destinazione con la natura di bene comune della colonia? Anche io in questo caso do una risposta positiva, però appunto sono curiosa di sentire l'opinione anche vostra su questo punto, quindi nel dibattito successivo spero insomma che si parli anche di questo punto. Funzione collettiva e anche funzione sociale. Al momento mi fermo qui, però voglio porre una domanda al professor Pivato. E vorrei chiedergli come nasce il suo interesse per le colonie estive e se anche lui è stato un bambino di colonia come quelli di cui ci parla nel suo libro. Grazie al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale, grazie alla biblioteca, all'Istituto Storico della Resistenza. E ovviamente gli ospiti di questa sera, ma soprattutto voi. A me fa molto piacere questa iniziativa perché spesso lo storico, per riprendere il proverbio di un mio amico che sta dalle parti della Persia, lo storico ha l'impressione di pestare l'acqua nel deserto, cioè di fare delle cose inutili. Allora, se un dibattito come quello, o un libro come quello sulle colonie, può avviare un processo virtuoso come quello che ci stiamo accingendo a fare col Comune, col Consiglio Comunale, sono decenni che si discute appunto del futuro, beh, credo di poter esprimere appunto soddisfazione. Intanto perché il libro? Il libro è una storia sociale dell'infanzia. Cosa voglio dire? Voglio dire che mai come nel corso del Novecento il bambino, il fanciullo, è stato vittima e protagonista al tempo stesso. Protagonista perché? Pensate, cioè, non era un soggetto sociale nei secoli passati il bambino. Lo diventa quando, fino all'Ottocento, le prime legislazioni di tutela sul lavoro minorile. Quindi si prende in considerazione appunto la funzione sociale del bambino, ma soprattutto è vittima il bambino nel Novecento. Pensate, il Novecento è il secolo delle guerre. Con la Prima Guerra Mondiale emergono le figure degli orfani di guerra, ma soprattutto con la Seconda Guerra Mondiale, che è una guerra totale. Pensate a bombardamenti, mi viene in mente quello di Gorla, provincia di Varese, 250 bambini in una scuola, lo sapete benissimo, non c'è bisogno di ripetere, la Seconda Guerra Mondiale è una guerra totale che percorre coi bombardamenti dalla Sicilia fino alla Lombardia e niente, migliaia e migliaia di vittime fra i bambini. E pensate alla Shoah, per esempio, ad una delle colonie a Selvino, nel Bergamasco, viene destinata nel secondo dopoguerra ad accogliere appunto gli orfani di Auschwitz. Pensate a un altro fenomeno sociale, perché noi pensiamo che la maggior parte delle colonie sia stata costruita durante fra gli anni 20 e 30, non è vero? L'80% delle colonie è stata costruita prima del fascismo e dopo il fascismo, per un semplice motivo. Gli anni che vanno dal 45 al 46 sono gli anni dei cosiddetti baby boomers, cioè una volta finita la guerra tornano i soldati dal fronte, si ricostituiscono le famiglie, si ricomincia a procreare e negli anni 50 e 60 i bambini in Italia non sono mai stati così tanto numerosi come appunto in quegli anni. Uno, ma adesso non c'è tempo di
di esaminare uno dei motivi che poi fa scoppiare appunto il 68. Ecco, quali sono le fasi quindi delle colonie? Beh, c'è una prima fase. La prima fase che è, grosso modo, nella seconda metà dell'Ottocento. La seconda metà dell'Ottocento c'è le malattie polmonari, soprattutto per i bambini, la scrofola è una malattia respiratoria che miete migliaia e migliaia di bambini. E la classe dirigente, appena giunta al potere, cioè nel 1861 viene l'Unità d'Italia, si rende conto che se con un indice di mortalità infantile così elevata non potrà neppure costituire un esercito in grado di difendere i confini che si sono appena costituiti. E quindi la colonia, la cura elioterapica, noi qui abbiamo ad esempio l'amore, ma ancora prima il sanatorio Comasco, che secondo me è un esempio di ricostruzione virtuosa, oggi accoglie appunto una scuola. Quindi c'è questa prima fase, la fase degli ospizi. La seconda fase qual è? Il fascismo. Il fascismo, torno a ripetere, costruisce circa il 20%, il meno, dal 15 al 16% delle colonie costruite sono state circa 4.000 in Italia, molte sono state, visto che sono tantissime. Veniva citata appunto la mappa, che rendete conto che anche per le colonie esiste una questione meridionale, nel senso che al sud proprio non ce ne sono pochissime. Perché quindi questa, nel senso comune, questa idea appunto che il fascismo significhi colonie? Beh, intanto perché le colonie costruite fra gli anni 20 e 30 sono dei monumenti spettacolari. Il fascismo deve dare l'idea, è uno degli elementi sui quali si basa appunto il consenso, che il cittadino conta di più. Pensate voi che cosa significa per una famiglia che ha 4-5 figli poter mandare un figlio in colonia, lo diceva prima appunto. Diceva Masetti, ma non è tutto qui, non è solo il cibo. Le colonie devono stupire. Perché? Perché sono edifici meravigliosi. Pensate a quelli che abbiamo qui, alla Novarese, pensate alle navi, e potrei continuare. Chi si deve stupire di fronte alle colonie? Beh, certo, alle colonie, beh, tanti bambini, ma soprattutto i genitori. Non so se avete presente, io uso sempre questo esempio, attraverso le colonie il fascismo dà agli italiani l'illusione di contare di più. In che senso? Venivano citate prima le archistar, sono moltissime le archistar delle colonie. Il fascismo, diciamo che usa, grosso modo, due stili architettonici. Uno per trasmettere il senso della classicità, no? Attraverso che cosa? L'utilizzo del marmo, ad esempio. Pensate a tutti gli edifici pubblici, pensate a un quartiere come l'Eur, a Roma appunto. Dall'altra lascia la massima libertà di espressione agli architetti razionalisti, che fanno dei lavori fantastici. Pensate alla colonia di Archistare e Vaccaro, la colonia dell'Agip, ma le navi, la Novarese, ce n'è qualcuna appunto al sud. E dicevo, l'illusione di contare con i ricchi. Faccio un esempio. Felice Bottino è l'architetto che costruisce il Lingotto. Sapete che il Lingotto ha, fra l'altro, questa avveniristica, siamo negli anni 30, pista di collaudo proprio sopra. Sopra l'edificio. Ma che cosa fa? Che fa la torre del Sestriere. La torre del Sestriere è una delle prime stazioni sciistiche italiane, no? Avete presente? Alta.
negli anni 30 lo sci è la vacanza dei ricchi. E che cosa fa Puttino? Meglio, la Fiat gli ordina di fare una coppia uguale dove? A Marina di Massa. A Marina di Massa c'è una coppia gemella e dove vanno appunto i figli degli operai, i figli dei dipendenti della Fiat. Ecco, l'illusione di contare come i ricchi. Ma tra l'altro c'è questo principio, ce ne sono altre, una è in copertina, questa è la Torre Faro di Chiavari, vicino a Genova, solitamente le colonne sono su uno o due piani, quelli che abbiamo, ma quello che bisogna trasmettere, si parlava di principi protettivi, è il principio dell'armonico collettivo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si sta incamerate di 1000 ragazzi, in mense di 500-600 ragazze tutti assieme, e tant'è che la torre di Marina di Massa, sono 13 piani mi pare, ed è tutta una camerata senza divisori, con, per far stare appunto i bambini in piano, con i lettini, con i piedi del letto più bassi l'uno e gli altri più alti, no? Il principio del mondo collettivo. Il secondo dopoguerra cambia tutto, perché? Il secondo dopoguerra cambia perché c'è un nuovo principio pedagogico, è la Pontificia Opera Assistenza che gestisce la maggior parte delle colonie e vuole trasmettere il senso dell'unità familiare, quindi pensate a tutte, insomma, la zona di Zia Marina, tutte queste colonie piccole, molto brutte peraltro, no? Sono le colonie del boom. Ambienti piccoli dove ricreare l'atmosfera familiare, quindi c'è una differenza enorme. Attenzione, il fascismo, però, appunto, le illusioni contare di più, il mare, dove si diffondono queste colonie? Proprio perché erano strumenti del consenso. Si diffondono nelle zone dove ci sono i grandi vasi del regime, non c'è bisogno di dire che Mussolini e Romagna. Oppure in Versilia. In Versilia, a Calambrone, è una spiaggia stupenda. Noi abbiamo Ciano, che è uno dei grandi ras del regime, l'eroe della beffa di Bucari, che fa costruire queste, vengono chiamate le sette sorelle. Sono state usate anche come dei set cinematografici, perché sono esempi di architettura che ci hanno visto veramente belli. Oltre a essere poi queste colonie ornate tutte con fasci di toglie, venivano anche intitolate ai ras del regime a proposito di consenso. Quante colonie si chiamano Mussolini, Ciano? La più bella colonia del Calambrone, sono state tutte trasformate fra l'altro in residence a 4-5 stelle, si chiamava Rosa Maltoni Mussolini, che era la madre di Mussolini. Adesso sapete come si chiama? Rosa Maltoni, che hanno tolto il Mussolini, tipico esempio di trasformismo italiano. Comunque, quindi Toscana, la Versilia, la Romagna, e non stupitevi, la maggiore concentrazione di colonie non è in Romagna, è in provincia di Cremona, una provincia che non ha mare. 140 comuni, provincia di Cremona, 140 colonie. Sono, ben inteso, non c'è niente a salvo la colonia di Farinacci, ovviamente si chiamava, di Cremona, niente di paragonabile a appunto a Vaccaro, cose di questo genere. Sono colonie fluviali con delle piscinette ricavate a lato del Po, dell'Olio, che sono fiumi che attraversano la provincia. Sono colonie diurne, ecco, resta il fatto che comunque anche lì i bambini andavano e mangiavano. E poi c'erano le colonie montane, no? Colonie montane, anche qui poi nel dopoguerra si svilupperà, questo per dire quanto è complessa la storia delle colonie. Nel dopoguerra il mondo cattolico privilegerà il soggiorno montano e quello marino.
Perché? Ma perché io qui ho un capitoletto che si intitola la scoperta del senso del pudore. Nel mondo cattolico il mare è peccato, no? Chiunque abbia studiato un po' il costume balneare lo sa, nella montagna no, ci sono moltissime figure, per esempio di beati, di santi, penso negli anni 30, Pier Giorgio Frassati, voglio dire che è legato appunto alla montagna, perché la montagna placa i sensi, insomma, adesso non approfondiamo, però, quindi le colonie marine, montane e fluviali. Se nell'Ottocento la funzione era quella curativa, si correva la scrofola, durante gli anni 30 c'è la funzione preventiva, no? Assieme a quella educativa. Cioè la colonia diventa un'appendice della scuola invernale. Ecco, ma è anche, dicevo, uno strumento della modernità, la colonia, perché appunto, mi sono interrotto, scusate, i monumenti, gli edifici pubblici col marmo devono dare l'idea della Roma e le colonie, cioè vengono lasciati liberi questi architetti, fanno delle cose straordinarie, devono dare l'idea della modernità anche in che cosa? Nei tempi. Ci sono rapporti degli ambasciatori inglesi e francesi soprattutto che si stupiscono che le colonie siano costruite in 6-7 mesi, la Novarese 7 mesi per esempio. E questo è dovuto, io poco capisco di architettura, ma da quello che ho letto, all'introduzione per la prima volta del cemento armato, anche al fatto che si facevano turni di 8 ore, per cui sia le navi che la Novarese o anche le più grandi colonie erano costruite veramente, poi devi dare l'idea proprio. L'idea dell'efficienza. Ecco, la terza fase, diceva, il dopoguerra. Il dopoguerra che viene monopolizzato dalla Pontificia Opera Assistenza. Non ci sono mai stati così tanti bambini come negli anni 50, come appunto negli anni 60. C'è qualche esempio di colonia laica, ad esempio, gestita da Giulio, ma non riesco, anche dall'Ampi, soprattutto per gli orfani di partigiani, ma non riescono veramente a stare al passo con la potenza della Chiesa. Dicevo che è un edificio molto, molto diverso nel dopoguerra, perché la colonia deve riprodurre l'ambiente familiare, no? E quindi sono ambienti molto, molto piccoli. E ecco, nel dopoguerra c'è un nuovo attore, che è l'imprenditore privato. Ci sono, negli anni, fino agli anni 40, inizio anni 50, ci sono moltissimi imprenditori privati che costruiscono colonie, che le affittano. A chi le affittano? Alle Acri, all'Onarmo, molte delle all'Azione Cattolica, molte delle pensioni, degli alberghi sono sorti prima come colonie, poi sono state trasformate. Mi chiedevi le mie esperienze, io sono nato in una colonia, proprio perché mio padre, profugo dall'Africa, ebbe un risarcimento, con questo risarcimento fece una colonia, poi dalla colonia una pensione, ma è una storia comune proprio, è un altro pezzo proprio della storia della nostra Riviera. E poi, certo, sono monumenti parlanti, è stato detto, io ho dedicato la seconda parte dei capitoli a che cosa? Le testimonianze. Io ho trovato molte cose, ad esempio l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. È incredibile, oppure se voi andate a vedere i blog, quanti blog ci sono sui bambini degli anni 50 e 60 che si sono ritrovati e ripetono le loro esperienze di colonia, è incredibile.
è un'esperienza comunitaria che cementa, questo forse lo può dire meglio l'esempio di Venturini, che ha cominciato a raccogliere appunto queste testimonianze. Sul fatto del mangiare non si scriveva che si mangiava male, perché sia durante il fascismo che nel secondo dopoguerra assolutamente i bambini avevano 2 ore o magari 3 ore di scrittura alla settimana, ma le lettere dovevano sempre passare da parte della signoria, non potevi comunicare alla famiglia che stavi male in colonia. Oggi sì, sui blog oppure nei diari di Piero Santo Stefano, scritti a decenni di distanza. E poi in questi diari che cosa togli? La sorpresa, la scoperta del mare. Ma insomma è una cosa stupenda leggere i ricordi di questi bambini. Dovete pensare anche negli anni 50, cioè prima dell'avvento della televisione, cioè bambini che stanno a 20-30 km non hanno mai visto il mare. Molti hanno paura, addirittura pensano, ci passano col pullman vicino, hanno paura di essere investite dal leone. Se uno dice, ma io pensavo che il mare fosse grande quanto, poco più grande del ruscello che scorre dietro a casa mia. Cioè l'Italia degli anni 50 è questa, e non dimentichiamocelo mai. E poi la meraviglia di trovarsi appunto in questi posti, ma generalmente, cioè, il trauma maggiore è quello del distacco dalla famiglia. Io ho trovato pochissime testimonianze di bambini che dicono sì, tant'è che una delle minacce più frequenti, io non capito l'ho intitolato, ti mando in colonia, ma perché? Era una minaccia, ma il distacco, se quando partivano, sia durante il fascismo che nel secondo dopoguerra, c'erano delle grandi cerimonie, ovviamente, no? Riprese dai giornali, i genitori che accompagnavano al treno, e sono lacrime, cioè il padre ha detto che i viaggi duravano delle ore, e il senso d'angoscia che questi bambini provano nell'andare in colonia, appunto, come diceva Beppe Masetti, il viaggio di ritorno senz'altro più allegro del viaggio d'andata. Ecco, io ho solo alcuni, no, ecco, di un'altra cosa vorrei, magari se ne parlerà già in consiglio comunale. Io ho trovato, veramente me la fate vedere, Oriana Maroni, gli articoli del Resto del Carlino del 1949, del dibattito su cosa fare delle colonie. Teniamo presente che 49-50 sta decollando il turismo. Gli albergatori dicono, colonie voi proprio non ne fate, non si fanno, cioè è un tipo di turismo che non ci sta bene. Addirittura ci sono comuni in Liguria, io ho trovato appunto uno al Benga, l'altro non mi ricordo, delle ordinanze che proibiscono di costruire le colonie, ma vedete, le colonie sono comunque sempre realizzate ai margini alla foce di un fiume, cioè fuori, cioè, perché gli albergatori di che cosa hanno paura? Hanno paura della contaminazione, fare un turismo povero e un turismo che si vuole appunto d'élite. Quindi c'è presente anche questo dibattito, e così come tantissime altre cose. Diciamo, per concludere, che la storia delle colonie è una storia sociale dell'infanzia del Novecento. Vi ringrazio. Se ci sono domande, naturalmente siamo qui. Sul futuro risponde il sindaco, ovviamente, visto che si è preso lo storico profeta del passato, no? Come disse. Sì.
prendo le ultime parole di Stefano, sì, è una grande storia dell'infanzia del Novecento. Allora, noi abbiamo tantissime discipline, in particolare quella che studia le politiche del ventennio, che incombono su questa infanzia, trattano migliaia di bambini, li gestiscono, li plasmano, li formano, ma non c'è nessun spazio per trattenere quella galassia di emozioni, di impatto che il mare produce. Il regime non si preoccupa di sapere se i bambini sono contenti, se fa dei grandi numeri per educarli al fatto che la massa conta se è ordinata, disciplinata, inquadrata bene, è il concetto di cittadinanza fascista. Non ci sono fonti che ci aiutano a capire, se non la memoria soggettiva e privata, come erano contenti, di che cosa erano contenti, di che cosa non erano soddisfatti. Tutti questi bambini che venivano suggestionati dalle architetture, vedevano il mare per la prima volta, stavano lontani da casa, erano in un ambiente, in una bolla, sospeso, fuori dallo spazio, erano molto limitate, guai a uscire dalla colonia. Non si potevano avere relazioni con l'esterno, se non la passeggiata ordinata e programmata. Allora, noi non abbiamo nessun registro, nessun repertorio di feedback di questi bambini, abbiamo solo le testimonianze, le memorie private. Le stesse vigilanti non lasciavano traccia dell'umore, delle reazioni dei bambini, per cui capite quanto diventa importante la testimonianza orale, quel strascico che lo storico deve fare ogni tanto per mettere un po' di carne attorno alle storie e renderle più umane, e tutti i ricordi, tutte le scritture, le corrispondenze, le lettere diventano tutte fonti preziose per capire come in realtà questi bambini così inquadrati hanno poi vissuto quel tempo straordinario, eccezionale, in un ambiente fuori dal tempo, fuori dallo spazio, che era il mese di colonia. Notate che in tempi successivi il periodo di sosta viene ridimensionato per poter avvicendare più bambini, ma il mese era un periodo largo perché il bambino doveva crescere, doveva ingrassare di qualche chilo per poter essere rinviato a casa in una forma più salubre, e consentire di dire che il regime aveva fatto molto bene anche al corpo fisico dei bambini. Per cui è uno spazio lungo, è un tempo lungo, un mese per un bambino di 10 anni stare lontano dalla famiglia, ma nessuno si preoccupa di capire come sta, come se la passa, e nessuno pensa a qualcosa in funzione del bambino. Il bambino è solo oggetto, destinatario delle attenzioni formative, e non ci lascia nessun feedback di ritorno. C'è solo la memoria, che a volte è legata all'infanzia come tale erosia, a volte è oggetto di una damnatio perché disciplina li ha segnati, e quindi è tutta una storia da riscrivere e da andare ancora a cercare, perché, come diceva Stefano, questa infanzia noi la dobbiamo ancora ascoltare. Sì, soprattutto i blog che ci sono delle singole colonie, ci sono un sacco di adulti che sono in terapia con uno psicologo proprio per i traumi subiti, per i traumi subiti in colonia. Insomma, questo distacco dalla famiglia. Adesso io non voglio generalizzare, però non è, potete pensare che cosa significa per un bambino cominciare una sera, il primo distacco dalla famiglia. Sono rarissime le testimonianze, se volete divertirvi andate, tutte le colonie hanno comunque, sono dei serbatoi di memorie. Io fra l'altro 20 anni fa qui fu fatta una mostra molto bella sulla Novarese, Morelletto Valerio, mi pare si chiamasse,
Ecco, di là c'è il catalogo, se volete. E, allora, lì noi che cosa avevamo? Parlo di 20 anni fa. Le lettere di quelli che erano stati bambini negli anni 30, che adesso sono morti. E per quello che io dico che sarebbe, sì, ricostruiamo le colonie, ma ricostruiamo anche la memoria delle colonie, sarebbe molto bello, ad esempio, ricostruire, come c'è appunto a Piede Santo Stefano, un archivio delle memorie di chi è stato, di chi è stato in colonia, perché, torno a ripetere, è una storia sociale, una storia sociale dell'infanzia che si perde. Invece quelli che sono stati in colonia negli anni 50 e 60 sono fortunatamente ancora vivi. No? Quindi questa è un'esperienza generalmente traumatica, ecco, quello che ho potuto dire, non ho riscontri statistici, ma l'altra cosa che volevo dire, perché cessano, non ho detto, perché cessano le colonie a un certo punto. Le colonie cessano col boom economico. Il boom economico al quale è legata la fortuna turistica di Rimini, no? E vedete che il boom economico italiano è del tutto particolare, è il più rapido al mondo, forse eguagliato solo da quello giapponese. In 5 anni sono 15 milioni gli italiani che si spostano dal sud al nord, dalla campagna alla città. Nasce il posto fisso, l'operaio, nascono gli impiegati e col posto fisso la tredicesima, le ferie pagate, la possibilità di acquistare la 600. Non c'erano queste cose prima degli anni 60, le autostrade, per cui la famiglia va nelle pensioni familiari di Rimini, di Viterbo, soprattutto questo è un modello la nostra. No, rispetto alla Versilia è un modello che rispecchia proprio la storia del nostro mondo economico. I bambini non hanno più, i genitori non hanno più bisogno di mandare alcun tempo, per cui le colonie decadono, poi vabbè, nascono, ci sono ancora oggi centri estivi, ma questa è tutta un'altra storia. E poi dal punto di vista educativo che cosa succede? Succede che nel 68 da parte che c'erano interessante fare la storia economica da parte dei bambini, ma anche da parte delle vigilatrici. No? C'è, vuol dire, una rivolta vera e propria sui metodi educativi nel 67-68 che fa diciamo saltare un modello che praticamente durava da un secolo. Comunque il problema fondamentale è questo, insomma, la nascita del boom economico, la nascita familiare e non si avverte più la necessità. Parlavo prima di Archistà, guardate che ci sono, non come gli anni 30, però noi qui in zona abbiamo una colonia degli anni 60 di un giovanissimo portoghese, a Cesenatico, e a Riccione abbiamo una colonia di un altrettanto giovane Giancarlo De Carlo, no? Qui è riminesi noto perché ha provato a più riprese appunto a fare un piano rivolto. Lo sapevi che c'era sta colonia di casa? Sì. Bene, ci sono domande, curiosità? Ciao, prego. Buonasera, Paola Russo del Palloncino Rosso, dato che facevate quel riferimento alla possibilità e alla ricchezza di tramandare memoria, facciamo un po'. Così raccontiamo che nel nostro progetto c'è stata a un certo punto la raccolta delle storie dei bambini in colonia, quindi la bolognese vive per noi anche di queste storie che siamo riusciti a raccogliere. Così mi sento meglio? Ok, allora ripeto un attimo molto velocemente: nell'ambito del progetto Riutilizzasi Bolognese, all'interno del cartellone, delle possibilità che abbiamo avuto di mettere in campo degli eventi, l'esperimento, il progetto più importante è stato quello di riattivare la memoria dei bambini che frequentarono la Bolognese, che sono bambini che ancora oggi noi frequentiamo, che sentiamo, che continuano a trasportarci dentro la colonia, raccontandoci dei pezzi di vita che per loro sono
estremamente attuali, nel senso che quando poi dopo riattivi in un luogo quel sentimento di infanzia che probabilmente per pudore, dicevamo prima con il professor Pivato, si cerca un po' di relegare. Noi siamo stati in qualche modo anche un po' psicologi in quella fase lì, nel senso che alcuni bambini di Colonia hanno fatto pace con un luogo in cui non erano stati assolutamente bene. Perché? Perché il valore del riprendersi la propria infanzia, di poterla comunicare alle loro famiglie, di potersi raccontare e tramandare ai propri figli, a cui magari non avevano mai detto quali erano state le angherie subite, i giochi fatti, le cartoline che partivano nelle valigie già francate dai genitori, perché su queste cartoline bisognava che loro facessero sapere ai genitori come stavano, e venivano scritte a matita, perché se malauguratamente avessero scritto che non si trovavano bene, queste cartoline venivano cancellate e veniva chiesto ai bambini di riscrivere qualcosa che invece fosse rasserenante per le famiglie. Questi ricordi sono effettivamente qualcosa di tangibile, perché tengono davvero le fondamenta di luoghi che altrimenti potremmo pensare abbandonati. Quando c'è la memoria, questi luoghi è difficile lasciarli andare. E così. Ci sono altri interventi? Prego. Buonasera, mi chiamo Bernardi. Dunque io ho avuto un'esperienza diretta, diciamo così, con le colonie. Per questo fatto, i miei erano imprenditori nel settore alimentare Vignerosso, sicché avevamo tante colonie da rifornire col vettovagliamento, diciamo così, dalla Diurchia, la Bertazzoni, a Riccione, ce n'erano tante tante. E io con gli addetti al trasporto di questi beni alimentari, a un certo punto accompagnavo i dipendenti dei miei, spesso e volentieri, ero bambino, 75 anni, per cui capite bene la situazione, potevo avere 8-9 anni, e andavo in queste colonie e vedevo questi bambini, tutti quanti belli inquadrati, tutti quanti tenuti distanti da me, che ero un bambino come loro. Ma dico, ma perché io non posso parlare un attimo con loro? Capitava magari che non scaricare la merce, a un certo punto ci si avvicinava un asino. Io ricordo benissimo che queste istitutrici, queste badanti, chiamiamole come vogliamo, venivano lì e li allontanavano in malo modo. Lo ricordo bene. Questo timore del contatto con l'esterno mi dava un'impressione terrificante, perché dico, ma cosa stanno questi bambini? Ma cosa c'ho? Oppure cosa c'ho io? Va bene, sono brutto, va bene. Quello non dice niente. Però questa idea mi è sempre rimasta in testa. Per cui, professore, quello che diceva lei prima, la paura del contatto con l'esterno, la paura del condizionamento che quello di fuori può dare in negativo nei riguardi di colui che sta dentro. Dico bene, è reale questa la sensazione che avevo. Io avevo 7-8 anni, mi credo, non ne avevo di più. Ecco, non è solamente un così un flash sulle esperienze che ho vissuto con le cose. Vado non lontano da Puzzo, che conosco perché è stato un arbitro di calcio quando giocava a calcio. E, la domanda, anch'io vi faccio un ricordo, è un ricordo molto più recente, molto relativamente, primi anni 80. Lo riesco a collocare perché ci sono andato con l'amorosa di quella volta e con altri due o tre amici. Un nostro amico aveva trovato un pertugio in una colonia a Rimini Nord. Non, potrei ricostruirlo perché abbiamo fatto delle foto a quella volta, non so se l'hanno in Varese o qualcos'altro, comunque era Rimini Nord, e questo nostro amico aveva trovato un pertugio. Allora noi siamo andati in gita in questa colonia, siamo entrati clandestinamente senza la volontà di abitarci come succede molto adesso, e
io mi ricordo la sensazione, infatti forse mi avete tarpato le ali al ricordo, ed è la mia domanda finale. E passando in questi luoghi vuoti dove ogni tanto c'era la presenza di qualcuno, perché magari qualche materasso c'era, o qualche scarpa, o qualche coperta, vabbè, ma erano pochissime, perché primi anni 80 ancora non c'era l'invasione che c'è oggi. Immagino che adesso siano abitatissime le colonie, saranno proprio di veri e propri condomini abitati. E allora mi ricordo la sensazione di passare in questi luoghi completamente vuoti, tranne le macerie, i vetri rotti, la sensazione di un amico che era, non so, 10 metri più avanti, e sentire il cicchettio della sabbia, della polvere o dei pezzi di legno che c'erano, così. Poi le scritte sul muro, ho resistito alla tentazione di scrivere anch'io come c'erano: Pino ama Pina, Pina ti amo, però c'erano le scritte con i graffiti, con gli spray neri o spray rossi, anche contro il governo, o eccetera, però c'erano anche quelle cose d'amore. E io mi ricordo che, passando in questi spazi vuoti, mi ero immaginato i ragazzini della colonia, perché a me in realtà, io non sono andato in colonia, ma nella mia immaginario mi sarebbe piaciuto andarci, perché sarebbe stata la possibilità di conoscere un sacco di bambini. Invece mi avete un po' tarpato le ali, perché state raccontando che c'era un inquadramento bestiale, che c'era anche un'angoscia dei bambini che, nell'andare là. Io, passando in quelle enormi stanzone, mi ero immaginato un sacco di bambini vocianti che facevano un casino bestiale con le cose che sento magari passando oggi in quei posti lì, e invece mi avete detto che erano, almeno nel periodo del fascio, inquadratissimi. Io mi immagino forse che invece negli anni 60 abbiano ricominciato a urlare come pazzi. Però, ecco, chiuso questo mio ricordo, che va al paio con quello di Puccio, però è una cosa più recente, e me la ricordo quella come una cosa bellissima, cioè come entrare in un altro mondo, come Mary Poppins che con i bambini entra dentro al disegno e finisce nei cartoni animati, perché l'immaginario partiva così. La mia domanda però è questa rispetto a quei bambini lì. Allora mi viene in mente, se così tante migliaia, così tanti bambini erano mandati nelle colonie, venivano inquadrati, io mi faccio il pensiero, ma allora è vero che in Italia in Italia gli italiani alla fine della guerra erano tutti fascisti? La dico come provocazione, insomma, però secondo me io mi ricordo il servizio militare, c'erano dei ragazzi che erano assolutamente non belligeranti. L'inquadramento che ricevevano durante il servizio militare li aveva trasformati in bestie feroci. Sì, prego. Ringrazio molto di questa conferenza gli organizzatori e naturalmente i relatori. Io ho 83 anni, quindi ricordo le colonie e ricordo anche però una cosa di cui ho sentito parlare poco questa sera. Voi avete parlato di inquadramento dei bambini, ma quando eravamo piccoli noi, eravamo inquadrati anche noi nelle scuole elementari. Non è che si dicesse una parola in più per i corridoi, il bidello, la maestra, si dicesse: brava, parla, di che cosa hai fatto a casa. Era un inquadramento che esisteva dall'Ottocento, quindi noi non abbiamo fatto altro che portare in una società che si è evoluta anche una tradizione che era dell'Ottocento, che è stata, ricordiamoci, le prime classi, le pluriclassi. Mia zia è stata insegnante, dunque mia zia era del 94. Nel 1913 è andata a Montemaggio a fare scuola, dopo aver studiato a Perugia al Collegio Sant'Anna, al Reale Collegio Sant'Anna, perché c'era solamente quel Reale Collegio Sant'Anna per diventare, facevano la scuola normale, allora si chiamava normale.
io ho vissuto molto questi ricordi perché sono figlia di un ufficiale dei carabinieri che mi ha avuto come prima figlia a 52 anni. Quindi l'Ottocento, i primi anni del Novecento, li ho veramente vissuti e sentiti. Per cui questo inquadramento è un inquadramento che noi ci portavamo dentro dall'Ottocento. Ricordo ancora che a Città di Castello, dove io ho vissuto per 13 anni a Perugia, a Città di Castello ho conosciuto le figlie, c'era la coltivazione del tabacco a Città di Castello. Bene, le tabaccaie facevano una vita abbastanza faticosa. Le ragazze facevano a gara per poter venire a fare le badanti, chiamo le badanti, ai bambini delle colonie, e parlavano di Rimini come il Bengodi, perché allora non conoscevano il mare, voi avete parlato benissimo, non conoscevano il mare. Quindi è vero che c'era un inquadramento, è vero che ci doveva essere un'educazione fascista, ma era un'educazione anche del clero, cioè era tutta una società diversa. Dopo ci siamo liberati, forse anche un po' troppo. Comunque sono Cesira Crocesi e abito a Rimini, eh. Ora, brevemente, sì, una parte delle colonie in effetti sono parte anche consistente delle colonie sono sorte dall'immediato dopoguerra, anni 50 e 60. E porto una piccolissima testimonianza, e gran parte delle colonie, diciamo, erano forme di welfare aziendale, quindi AGIP, Enel, partecipazioni statali, municipalizzate, aziende dei trasporti, eccetera. Ora, io vivevo in quel di Perticara, dove c'era una miniera di 1500 minatori, una miniera di zolfo, e tutti gli anni i bambini avevano l'opportunità delle colonie e i minatori delle terme. Ovviamente era molto legato anche all'ambiente, perché i sistemi di lavorazione dello zolfo attraverso il metodo dei calcaroni provocavano, veniva praticamente questi ammassi giganteschi di zolfo, veniva incendiato, quindi il fuoco lento durava quasi 40 giorni e noi bambini respiravamo queste esalazioni, concludo immediatamente, dello zolfo, e quindi ci mandavano alle colonie. Io ricordo che ho i miei fratelli, i miei amici, beh, intanto non eravamo soli perché ci andavano tutti i bambini delle miniere, noi, quelli di Formignano, quelli di Borotello, di Cabernardi, e quindi l'ambiente delle colonie. Poi ci mandavano un anno a Igea Marina e un anno ci mandavano a Vallombrosa, ed era sì, la scoperta del mare, poi i boschi, e quindi nel mio ricordo è un'esperienza positiva. Mi chiamo Bernardi, Giuseppe Bernardi, non mi sono presentato, scusate. Grazie. Se posso, prima di congedarci, tanto volevo rispondere alla signora Cesira. Io infatti ho parlato di prosecuzione dell'esperienza scolastica, proprio perché era così. Cambia tutto con 68, quando l'antiautoritarismo del 68, l'ambiente di cooperazione educativa, eccetera, eccetera. Se mi date ancora due minuti, io voglio far ascoltare due testimonianze. Durano in tutto tre minuti. Una, diciamo, di cultura popolare e l'altra di cultura adulta. Nel senso che mi telefona un giorno un signore che pochi giorni fa, che ho 88 anni, ed è una bellissima testimonianza sulla mia vita in colonia. Un signore che è andato in colonia nel 43, la faccio ascoltare. Mi avviamo al 1943.
Abbiamo invitato fino all'ultimo e giovedì facciamo, diciamo, la chiusura di questa esperienza.
settimana in Bologna, faremo l'incontro, è aperto a tutto il pubblico della sala del Consiglio Comunale, dove partecipare oltre a Stefano e l'associazione Palmezzo Rosso di Quindi Sparita, ci sarà anche l'assessore regionale Barbara Lori, con cui appunto parleremo anche di questo fatidico futuro e per le colonie del nostro territorio, ci sarà la Presidente dell'Ordine degli Architetti e tanti ospiti, Giorgio Tonelli che oltre che qua e anche perché inseriremo poi questo percorso che abbiamo fatto anche in quel nuovo percorso che sarà per la nostra città, per la Campidoglio Capitale della Cultura, quindi vi aspettiamo e giovedì alle 18. Invito un'altra data, vi segnatevela già adesso, 25 luglio 21:30 agli Agostiniani verrà proiettato il film di Che Colonia Sei, dove vedrete che non tutti hanno avuto un'esperienza negativa in Colonia. Il regista è Riccardo Martesini, che è presente in sala.